recuperatorio, poi questa curva, su questa corsa sotto la curva dei tifosi. Sì, no, bellissimo, bellissimo, perché ci voleva la vittoria in trasferta, abbiamo cercato tanto, già nella scorsa partita, stavolta è arrivata, poi così al 95esimo è stato proprio bellissimo. Ti ha detto poco fa, che l'hai chiamata a Paola? Sì, sì, cioè, sapevo che l'avete, perché l'allenamento sono io che la metto a lui dietro, adesso me l'ha messa lui invece, vado contento. Poi... No, veramente, bello per tutti, perché ce lo meritiamo. Dopo comunque questo inizio che magari non è andato proprio tutto come volevamo, però adesso stiamo arrivando e ci siamo. Secondo me abbiamo fatto una bella partita, abbiamo creato tanto anche oggi. Non sempre riusciamo a sfruttare le nostre occasioni, però diciamo che veramente ci voleva questo, perché ci dà una spinta enorme. Colpo di biliardo, piglia il palo e va dentro, poi c'è stato quel millesimo di secondo, cos'hai pensato in quel tempo? Ho detto, ma cazzo, poi invece è andata, dal campo com'è? Quando è partito subito avevo visto che era un bel tiro, che era partito bene, però dopo quando ha preso il palo ho avuto un attimo di... dopo ho visto che ha toccato la rete, non ci ho neanche pensato, ho corso e... Ti ha tirato qua, dicevo, prestazione molto altissima, un pallone in mezzo, è stato l'uomo, sei andato a pressare a 5-10 minuti alla fine su un portiere che ha avuto tutta via, cioè... Beh, questo secondo me abbiamo fatto tutti, tutta la squadra ha lavorato bene oggi, perché davvero ci abbiamo fatto una grande partita. Poi è sempre così, vero? Se non arriva la vittoria magari dopo ci sono cose che non vanno di qua e di là, però noi lo sappiamo che abbiamo fatto comunque una grande partita, dobbiamo essere bravi a capirlo anche noi. Non abbiamo preso gol, che è una cosa che secondo me è molto importante. Ne vado alla seconda vittoria consecutiva, ci mancava quella di trasferta e andiamo avanti così. È un buon non so quanti chilometri qua. Beh, batterie. No, sto bene fisicamente, ovviamente adesso. Abbiamo lavorato tantissimo il ritiro, comunque il mister ci ha fatto lavorare tanto, quindi è normale che adesso iniziamo e andiamo forte. Un gol che dedichiamo a, ormai ne hai parecchi, poi... No, sempre alla mia famiglia, ai miei ragazzi, sempre quelli, perché alla fine sono loro che mi sono sempre vicini in ogni momento, quindi erano il nonno. Ah, sì, è vero, c'è mia mamma perché vuole leggere sempre il giornale di Vicenza. Vabbè, no, famiglia intendo anche i nonni, così, sempre qui. Ma perché vuole leggere sempre il giornale, lui... quindi... Però, vai, questo. Senti, morale alto, ovviamente. Sì, ci voleva dopo tutto quello che abbiamo passato l'anno scorso, adesso... Ma anche una liberazione, perché comunque non è stato facile, adesso che stiamo andando così, che dobbiamo iniziare, comunque abbiamo iniziato, sono molto contento. Aspetta, l'importanza anche del turnover, delle risorse che vengono dalla panchina, intradori, spada assist, si cambia la scarsella dopo quel pallone bello sul lato sinistro dell'area. Mancavano tre squalificati, è un gruppo che ha tante risorse, alternative valide. Secondo me siamo una squadra molto forte, dimostra il fatto che comunque chiunque entra, cioè, può giocare sempre titolare, secondo me, perché alla fine non sono cose dette così, ma è la verità, perché in ogni partita comunque secondo me riusciamo sempre a fare grandi cose. Oggi chi è entrato ci ha dato una mano, perché magari eravamo un po' più in fatica, un po' più stanchi. Anche io stesso mi sentivo abbastanza, no cotto, però comunque ho volato tanto, quindi ero stanco, però veramente è stata utile, perché poi l'azione anche Obita che ha messo una bella palla sopra loro, se no li sta messa dietro, quindi comunque grande azione, diciamo. Anche perché poi loro squadra molto fisica. Sì, loro, ti dico, ce l'aspettavamo, perché avevano preparata bene comunque in questi 2-3 giorni che abbiamo avuto. Sapevamo che erano una squadra fisica, che la mettevano sull'aggressività e sono una buonissima squadra, secondo me. Giocare qua non è facile, il campo oggi era un buon campo, perché a differenza di quello di Renate era un bellissimo campo, un buon campo.
e secondo me abbiamo fatto anche un buon gioco noi, siamo riusciti a far girare la palla, abbiamo fatto combinazioni, quindi prendiamo questa vittoria che è fondamentale. Senti, per te di gol sei anche il secondo bomber della squadra dopo Ferrari, perché questo pizzietto quest'anno va? Sì, sì, bisogna continuare così perché siamo all'inizio, quindi bisogna continuare così, diciamo. Il record di quel tuo con te? Questo? No, ho pareggiato perché avevamo fatto 4 5 il primo anno, giusto? 4 il primo anno, quindi mi sono fermato. Sì, sì, perché poi dopo a Trapani ne abbiamo fatti 3 in 20 partite. Quindi già la decima. Sì, sì. E aspettiamo. Bisogna farne, quelli che si possono fare bisogna farne. Bene. Grazie. Grazie. Grazie.